Ciao e benvenuti a questa nuova pillola di Scratch. Sono entusiasta perché ho utilizzato dei blocchi che non avevo mai usato. Allora, poi fatemi sapere cosa ne pensate. Ho utilizzato i blocchi Translate. Allora, ho detto al mio gattino, quando si clicca sulla, diciamo, sull'animazione, no? Di partire, insomma, diciamo che questo è il blocco più usato, perché fa partire l'animazione. Chiedo di inserire il testo, quindi utilizzo un blocco chiedi, attendo 2 secondi, quindi è un blocco controllo, poi dico di tradurmi la risposta, che non è altro che la trovate, diciamo, in sensore, in inglese per 2 secondi. Ciò significa la risposta che io ho ricevuto la traduco in inglese tramite blocco verde, che non è altro che un blocco che voi potete trovare qui, che è quello di traduzione. Ce ne sono soltanto due. Poi proseguiamo per un secondo e poi dice: se mi clicchi su cambia lingua, puoi cambiare lingua. Magari avrei potuto scrivere in qualche maniera. Quindi il blocco che ho utilizzato per nu diciamo nuovo, modo differente, è il blocco traduci, perché non l'avevo mai utilizzato. Allora, e poi ci sono un'altra serie di blocchi, che è proprio il fatto che comunque l'ultima frase proprio indica quando si clicca sul gattino si può cambiare lingua. Quindi quando si clicca è un altro tipo di blocco situazione. Ho posto un'altra domanda con un blocco chiedi. Se la risposta, quindi ho utilizzato un se normale, anzi due se normali. E in poche parole ho messo un blocco all'interno della condizione, sempre un blocco operatore, la risposta che non è altro un blocco sensore, e ho detto se la risposta vuole francese, chiedi, inserisci la frase che vuoi tradurre, quindi un altro blocco chiedi e un blocco dire, con la traduzione questa volta in francese per 2 secondi. Se la risposta era francese, perché io ho detto scegli fra francese e spagnolo. Se la risposta è spagnolo, ho chiesto sempre di inserire la frase per tradurla e poi dirò la mia frase, insomma la risposta, la tradurrò in spagnolo per 2 secondi. Questi sono i blocchi che ho utilizzato che mi permettono di tradurre il testo. Se volete, ora vi mostro l'animazione. Comunque sul blog mio troverete tutte le informazioni con le screen dove si vedranno meglio. Quindi, se non riuscite a vederle bene nel video, potete andare sul blog dove praticamente ci saranno tutti i blocchi nello specifico. L'animazione funziona in questa maniera. Inserisco un testo che voglio tradurre. Per esempio, la casa è bianca. La casa è verde oppure bianca, insomma, non lo so. Sempre di casa viene bianca e rossa. Non è, diciamo, non è importante la frase, no? Aspettiamo un pochettino perché ho messo un attendi di 2 secondi, anche per questo perde un po' più di tempo. E vediamo. The house is white and red, insomma. Scusate l'inglese, ma non è il mio forte. Quando clicco sul gatto e di scegli la lingua fra francese e spagnolo, si crea, diciamo, passano agli altri blocchi. Noi scegliamo lo spagnolo. Ok. Inserisci la frase che vuoi traduca. La casa. Mettiamo la stessa frase. È rossa. Ok, penso che sia, insomma, diciamo lo spagnolo. Io non sono molto brava nelle lingue, quindi però un pochettino riesco a capire, insomma, che penso che sia spagnolo. Altrimenti potevamo scegliere francese. Se volete faccio la prova pure col francese. Mettiamo francese e lui cambia e tradurrà in francese. Mettiamo la frase sempre la stessa. Ok, almeno in italiano riusciamo a scrivere meglio.
Aspettiamo un pochettino, perché insomma è tradotto in francese. Quindi penso che sia un ottimo strumento. I blocchi sono nuovi. Fatemi sapere se vi piace. Spolliciate e buona giornata. Alla prossima pillola.